Tutto pronto per il match di Elite che vede affrontarsi i ragazzi della macchina contro S3 Partenope. C'è subito aria di gran match, le squadre molto tecniche entrambe. Subito Palumbo colpisce l'arbitro e palla blu. Palumbo, D'Angelo, fanno girare ragazzi dell'S, Granata, palla troppo lunga, cambio battuta, siamo le formazioni, più che altro la rosa, attenzione, subito un po' di pressing qua, fallo, si continua per il vantaggio, quindi Frank Natale a porta per gli S3 con Granata, Palumbo, D'Angelo, Granata che ora commette fallo, Brandi, Credentino, Caputo, ora chiederemo a Brandi chi sono. Nappello e Miele. Dunque calcio di punizione per la macchina che si schiera con Guido Calise a porta. Capitan Cafiero che si posiziona adesso sul punto di battuta con uno dei due fratelli Magliozzi. Avolio, Ferrara, Iodice, Ricchi, Massa. Questi sono i giocatori della macchina. Due in barriera, D'Angelo e Granata. Parte Magliozzi, colpisce pieno la barriera, Granata, D'Angelo, esce da una situazione difficile, Avolio, riscodella dentro, Magliozzi non riesce a controllare, D'Angelo per Palumbo, e non riesce a stopparla bene di petto. Il CAF sbaglia qua, Magliozzi, Cafiero, Ferrara, attenzione, intanto calcio di rigore, subito entrata in ritardo, rigore netto, dunque pronto la battuta, il tiro Calise. Intuisce, ma non può niente. Il gol di Nappello su calcio di rigore, 1-0 S3 Partenope. Si inizia subito con la macchina che deve rincorrere. Ancora Nappello, versione Super Saiyan questi primi minuti. D'Angelo cambia lato, stop, la palla che gira, D'Angelo di nuovo, Cafiero lotta con Credentino, Palumbo non controlla bene, Magliozzi, Avolio, la gira Iodice. Avanza un poco, cambia gioco, entrata forse un po' in ritardo qua, Credentino, il tiro, palla alta di poco, comunque Calise era sulla traiettoria, va Calise, Cafiero, gioca da quella parte da Ricchi che è anticipato da Nappello. Sta correndo avanti e indietro. Credentino. Bravo, bella po. Là dietro Ricchi, Avolio, Ferrara. Palla in mezzo, Iodice può avanzare, palla al piede. Palla dentro, Ricchi dorme qua. Appello,
palla dentro. La sbuccia un po' Clientino. Palla al lato. Si riprende dalla rimessa dal fondo affidata a Guido, che la dà a Cafiero. Poi Ricchi. Con gioco di gambe Magliozzi. Interrotto. Granata. D'Angelo. Di petto Magliozzi, ci arriva Ricchi che la mette a terra. Ferrara. Avolio avanza, palla al piede. Magliozzi prova il tiro. Palla che va in calcio d'angolo. Battuta veloce, Ricchi. Azione a Ricchi, palla dentro. Azione alla ripartenza. Con Nappiello che allarga da quella parte. C'è Credentino. Nappiello ancora. Spettacolo, la palla a D'Angelo. Giro palla molto buono da parte delle tre partenope. Granata. La fa girare. Credentino, Nappiello. Girano là dietro i ragazzi in maglia blu. Granata. Palla ritorna là, ancora Granata, Frank chiamato in causa, spazza Credentino, Iodice liscia, attenzione a Credentino, palla là, al lato, la battuta, Cafiero, Granata, Palumbo, la palla che viene girata a D'Angelo. Ancora Granata che sbaglia la misura del passaggio. Qua invece sbaglia Magliozzi, la battuta di, si gioca da là. Nappiello, bisce fallo da Ricchi. D'Angelo, battuta velocemente questa punizione. Palumbo, Magliozzi palleggia, Nappiello elegante dietro per Granata. Qualche finta, Brandi cerca la palla dentro, Calise sbaglia. Però Avolio recupera, ottima azione qua per i rossi. Palla dentro, attenzione, calcio di rigore per mano. Andiamo a vedere. Quindi calcio di rigore, intervento un po' scordinato. Pronto Claudio Cafiero contro Frank. Caff temporeggia un po', parte Frank Natale, gli sbarra la porta. Che parata di Frank. Magliozzi, Ricchi se la porta fuori, sprecano un'ottima occasione i rossi. Ventagliata. Calise esce con le mani, limite dell'area. Cafiero, Magliozzi. Ancora Magliozzi, in pallo, la palla è sua. Il fratello si avvicina, sbaglia la rimessa. Tutta veloce verso Brandi. Cafiero chiude bene, Nappiello. Avolio, Magliozzi,
ancora il tiro di Magliozzi. Frank Natale, il fratello, prova a sistemare la situazione. Palla alta, granata. Frank rischia, la sbuccia Frank qua. Dunque subito Magliozzi. Le sbagliano tutte i fratelli fino a questo punto. D'Angelo, lui non la sbaglia. Palumbo cerca un appello. Cafiero gestisce spazi. Ferrara sbaglia il tocco, ma anche Palumbo, rimessa per i rossi. Cafiero mette a terra Ricchi. Ricchi qua se ne va elegantissimo. Granata però interviene bene anticipando Magliozzi. Brandi, Nappiello, Ruleta, il tiro! Dove va Calise? Il gol, la doppietta di Nappiello. 2-0 per i Partenope. Si riprende la partita. Non penso faccia voce di cognome lui. Chiamalo poi. Va bene. Magliozzi prova il numero, ci riesce. Ancora Magliozzi, tira alto. Frank la fa uscire con lo sguardo. Natale, D'Angelo con la mano Magliozzi. Granata, palla allargata. Attenzione, l'attaccante degli S3 prova la palla dentro. Credentino la gira. Il tiro, Credentino! Sfortunatissimo qua. Calise stava regalando un gol agli avversari. Complice i guanti, il terreno un po' bagnato. Palo, grazie i blu che si portano avanti. C'è Brandi. Ancora Brandi. Va dentro. Palla abbastanza evidente qua. Ricchi. Ricchi porta a spasso Credentino. Poi esagera e recupera proprio Credentino, che si lancia. Ancora c'è un fallo. Là stanno giocando Celta Vigo Napoli Elite. All'altro lato sempre un match di Elite. Tanto Credentino va alla battuta, la palla non scende. Altro lato, come dicevamo, Napoli-Celta Vigo, una partita molto molto interessante per le parti alte della classifica di Elite. Spizza Ferrara, Magliozzi combatte, subisce fallo, calcio di punizione. Ferrara finta la battuta. Magliozzi pronto sul punto di battuta. Pallone, rischiamo troppo, veramente troppe volte. Se mi mandi a fanculo è inutile. Dunque, devi battere, Ale, devi battere! Magliozzi, palla troppo alta. Frank batte, granata. Palla gira là, Palumbo, Credentino, dall'altro lato di nuovo granata, Brandi, palla dentro, bucata fermata, tempo da Cafiero, Brandi recupera, tiene a bada Ferrara, passaggio sbagliato qua, D'Angelo non ci può arrivare, quindi Iudice, palla dentro. Ottima chiusura. Cafiero favorisce Credentino,
che allunga il gambone, poi la passa a Brandi. Calise scivola, ma non può nulla. Tanto Palumbo, la palla dentro. Il tiro. Granata non riesce a toccarla. Cafiero gioca velocemente, c'è Iudice, passaggio al centro sbagliato. D'Angelo col tacco, Credentino, Brandi, vediamo che fa. Illumina Credentino, che di testa l'appoggia praticamente a Calise, che non ha tanta difficoltà a prenderla. Sembra giusto. Attenzione, Palumbo. Solo in area di rigore riesce a stopparla, ma non becca la porta. Cafiero la gira velocemente a Voglio. Ancora Voglio, Ferrara, la palla arriva a Maiozzi dopo una deviazione di Credentino. Maiozzi prova ad andarsene, non ci riesce. Nappiello, Credentino cerca di cambiare lato, ci arriva Calise che urla e la fa sua. Cafiero, palla alta, Granata interviene, poi Ferrara lotta, la palla ancora di S3, nuovo Cafiero, Granata al fisico. Nappiello, palla incollata al piede, passaggio filtrante ottimo. Il Credentino che non ci arriva, però buonissima idea. Ma quando risparmi a mettere pausa? Oh. Chi? Non mette pausa. Nei tagli. È per un fatto di comodità, di taglio. Tanto qua rimessa per i blu. Brandi, domestica, Nappiello, Palumbo, Granata, Credentino, allarga tutto, palla buona in mezzo, Cafiero interviene, ancora Nappiello, Palumbo prova ad arrivarci in scivolata, non riesce però ad evitare la rimessa. Massa. Calise rischia un po' qua. Michele, mai più questa cosa, cosa vuole? No, li chiama Cocio. Vabbè, Cocio. Attenzione, qua erroraccio da parte dei rossi. Lasciano tanti spazi. Maiozzi. Ancora Maiozzi, a Voglio. Ricchi, palla a memoria per Ferrara, si riprende da là, Cafiero cerca qualche movimento da parte dei suoi, sventaglia per Maiozzi che addomestica, ancora col sinistro, è andata dietro, Cafiero che esagera con questo passaggio centrale, c'è Brandi e non la stoppa perfettamente, poi tira, Calise scende a terra ma la lascia là, quindi calcio d'angolo per i blu. Palla dentro, Palumbo non colpisce bene di testa. Ferrara non controlla bene, la palla è di nuovo per i blu. Palla battuta, c'è Credentino, Nappiello anticipato questa volta lui.
rincorre però velocissimo Magliozzi e se la allunga troppo, inseguito a gran velocità da Nappiello che sta facendo un partitone per il momento. Palumbo spizza verso Brandi, però la palla esce a volio, un po' aggredito, avanza Volio, Magliozzi, D'Angelo chiude, Granata, la fanno circolare benissimo i ragazzi dell'S3, Ferrara cade, il contrasto, Credentino prova ad allungare, Cafiero, rischiano qualcosa qua i ragazzi della macchina, che però riescono a ottenere una rimessa. Battuta Ferrara, Ricchi, palla dentro, Avolio cerca di prima Magliozzi, la palla torna a Caff, Massa rischia tantissimo qua, Brandi palla fuori, Cafiero, Massa, Avolio cerca qualcuno, pressato, spazza, Calise, Ricchi mette a terra, Avolio, Ricchi ancora, chiede un fallo, si ferma, 3 contro 1, Palumbo, Cafiero, attentissimo, Credentino, ancora Cafiero, l'unico che ci mette sempre tanto tanto cuore, riesce a fermare un attacco di 3 persone, ma qua non riesce a fermare l'imbucata per Brandi solo sul secondo palo, c'è il gol, allungano ancora gli S3. Tutto pronto per la ripresa, partita fino ad adesso dominata dagli S3 che conducono 3-0, doppietta di Nappiello, il gol di Brandi sull'imbucata. Frank, autore di una grande parata abbastanza decisiva, Miele per Nappiello, cerca calcio d'angolo dunque per i blu con Credentino, si avvicina Nappiello, Massa per Ricchi, cambia lato, Ferrara arriva velocissimo, salta Caputo, poi la chiusura di Miele che anticipa anche Frank, Ricchi la dà dentro, Magliozzi aggancia, non riesce a girarsi in appello, palla illuminante per Brandi, calcio d'angolo, la palla esce, non ci arriva, liscio di Calise, calcio d'angolo dunque per i blu. Nappiello, palla dentro, il tiro di Caputo, Caff la sta combinando grossa in questa occasione, deviazione che per fortuna finisce tra le braccia di Calise, Magliozzi sale, torna indietro, cerca Ricchi con l'esterno che prova il tiro, Natale tranquillo aspetta qualche secondo, va con le mani da Brandi che la stoppa di petto, poi Massa favorisce Credentino, Brandi, Ferrara la fa sbattere su Ricchi,
ancora Magliozzi. Punizione per i rossi. Cafiro. Palla dentro per Avolio che prova a girarla. D'Angelo. La Cafiero. Scivola la palla. Cafiero batte. Appello non controlla. Passaggio di Mele. Rimessa da cambiare. Mele. Credentino ci mette il fisico, se ne esce benissimo. Un appello, intanto prova un tunnel, lotta, la palla è ancora sua, però commette fallo. Ma come? Veloce, va a battere veloce. Battuta veloce, attenzione, fallo. Magliozzi, palla deviata da Nappello, la battuta Ferrara, chiama la carica Cafiero, ma la palla è di Caputo, fermato, e qua Nappello spreca l'occasione perfetta per il 4-0, 4 contro 1. Solo Cafiero a difesa di ripartenza sprecata un'altra volta. Mele, Brandi con una finezza allarga di nuovo a Mele. Magliozzi sbatte la palla contro Avolio. Questa per i blu, battuta Credentino. Sta facendo un ottimo lavoro di sponda, solo che qua sbaglia il passaggio, quindi Ricchi, palla dentro, Trentino sta anche là, Palumbo, D'Angelo, Mele, un appello, palla dentro, c'è solo Cafiero, Brandi non ci crede, Calise, Avolio, Magliozzi porta la palla avanti, fa un gran gol e Frank non ci può arrivare. 3-1, corciano le distanze i ragazzi della macchina. Un po' spento oggi, sicuramente io devi di mio, però mamma mia. Prova il tiro Credentino, palla troppo alta. Calise per Cafiero. La palla arriva di nuovo a Magliozzi. Iodice. Mele col corpo, un appello. Prova il tunnel. Buon recupero di Iodice. Va Mele. Caputo, palla mezzo, c'è Iodice, Avolio, Iodice ancora, Ricchi non la stuppa bene, questa laterale per i blu. Mile, c'è solo Brandi che però riesce a tenerla, la palla è blu. Un appello, la palla dentro Cafiero, tranquillo di testa, Caputo, un appello, Magliozzi, larga Ricchi che subisce qualche fallo, Cafiero, battuta dentro, la palla sbatte su Ricchi, Mele, palla lunga. Arriva a Credentino che lancia un appello, Magliozzi chiude ma
pazza di nuovo è blu. Mele, intervento duro. Va, un appello con il destro a giro. Calise per i fotografi, però si impegna e leva il 4-0 dalla sua porta. Cioè, intanto qua non si capiscono i ragazzi dell'S Partenope. Calise pronto a battere, uscito Massa. Intanto entra Ferrara, Cafiero per Ricchi, tanto Bovier prova a incantarci. Miele, Caputo, Miele di nuovo, palla dentro, credentino anticipato, fallo di mano di Iodice, punizione, un punto molto molto pericoloso. Tutto pronto, Calise posiziona la barriera, va Brandi sul palo del portiere, troppo forte il tiro, niente da fare per Guido. Continuano a dilagare ragazzi maglia blu. Dunque si riprende, conferma il gol. Tanto Ferrara prova a sprintare, Granata lo chiude, Ricchi chiude a sua volta. D'Angelo, Brandi, palla alta, Ferrara gira per Cafiero al centro, Avolio aggancia, non benissimo, la palla arriva a Ricchi, Magliozzi chiuso in un panino, Credentino, Cafiero si stende pur di non far passare Credentino, Magliozzi entra, chiuso, sempre buona la retroguardia dei ragazzi maglia blu, Caputo rischia un po' qua, D'Angelo riescono ad uscire benissimo qua, ottimo tacco, un appello per Credentino col tacco che si prende la rimessa, cambio nelle file di blu, pure dei rossi, esce Avolio, entra Massa, esce Mile, attenzione qua Credentino, ancora Calise, Brandi, Calise, non si vede il momento in cui entra Ricchi davanti, ma un altro gol di Brandi, mai partita a senso unico quasi. Di 5-1, Iodice, Cafiero, Ricchi, Brandi ruba palla, ancora Brandi, palla dentro, Credentino, la parata di Calise che la sbatte su Brandi, guadagna, rimessa al fondo, sempre molto attento, ottimi riflessi, portiere della macchina, Magliozzi, no look, la palla in possesso dei blu, D'Angelo esagera, la perde, poi Granata la recupera, un appello, un po' di rimpalli, Credentino non stoppa, quindi Cafiero, D'Angelo traduro, Caputo fuori, Magliozzi batte, sbaglia un'altra rimessa. Più, fai battere qua l'avversario, sei da mezz'ora di... Granata.
Lo vorrebbero tutti nella prima. D'Angelo. Palumbo. Cafiero. Ancora. Magliozzi. Palumbo di nuovo. Ma oh, troppi errori da parte dei rossi. Brandi. Palla dei blu, Brandi si ferma un secondo per un contrasto con Ricchi. Magliozzi trova la ruleta. Claudio! Cla! Guadagna un fallo. Cafiero. Gira palla, Palumbo interviene, Brandi la mette a terra, recuperata da Iodice, Magliozzi, chiuso da un ottimo intervento di Dario D'Angelo, che appoggia Caputo, la palla dall'altro lato per Brandi, che palla, ne ha appello. Palu, fasci a Dario. Ma Brandi Dario non ci arriva. Guido per Claudio. Massa, palla dentro, Granata, tranquillo, se la chiama, poi danza sul pallone Caputo, la restituisce a Massa, che avanza, la dà a Ferrara, Massa, Iodice, recupero ancora, ripartenza con Credentino, egoista questa occasione, fondo. Esce D'Angelo, dovrà fare un'altra partita a breve con la sua vera squadra. Una ottima prestazione pure in questo piccolo prestito con gli S Partenope. Tanto avanza Ferrara, Iodice la perde, un appello. Palumbo avanza, Miele se la chiama, un visto Caputo, ora giro palla, molto molto aperte i rossi, Credentino, Brandi esagera. Batte Calise. Torna la palla, Cafiero. Magliozzi di tacco. Granata. Palla è rossa. Tanto cambio per i blu già effettuato. Ricchi non controlla. Avolio. La palla fuori. Frank, Palumbo, Credentino. Ancora Credentino. Palla dentro. Calise se la ritrova là. Cava l'inserimento di Miele. Calise spazza. Ferrara contro Granata. Abbastanza spinto questa occasione. E calcio di punizione. Ricchi invitato dai suoi a battere veloce, invece preferisce probabilmente il tiro. Una punizione più sistemata. Non ci sono parole, Cafi. Non ci sono. Ricchi sul punto di battuta. Frank finisce di mettere la barriera. Parte uno schema. C'è Nappello che continua, resiste a una carica. Ancora. Poi forse pretende troppo da se stesso. Palla in calcio d'angolo. Credentino. Nappello, Credentino di nuovo. Diamo il tiro.
Alise, Piero spazza, interviene Granata che però se la porta al lato. Ricchi, Palumbo lo anticipa, di nuovo Ricchi però. Granata oggi ottima partita a livello difensivo, tanto c'è Ricchi a terra. Massa sbaglia la rimessa, tante rimesse sbagliate da parte dei rossi. E dunque cambio lato di Caputo, bellissimo. Nappello appoggia a Miele che prova, Calise la blocca, cerca di far giocare velocemente i suoi. Granata ancora la Nappello, palla dentro per Caputo, per Brandi, c'entra Calise, poi Magliozzi subisce fallo. Cafiro batte, Massa, Avolio, Cafiro, Ricchi non aggancia bene, Nappello, Brandi, angolino basso, un altro gol di Brandi, spenti Rossi. Riparte la macchina, prova a ripartire, una partita ormai è una scalata impossibile quasi. Queste Partenope sembrano totalmente in controllo del match, girano benissimo palla e ora è proprio dura. Brandi, io dice, non fischia l'arbitro, azione a Ricchi, cambia lato, Magliozzi, gira Massa, chiuso da Palumbo, Brandi, Palumbo in mezzo, esce Calise, ottima parata qua del portiere della macchina. Appello, palleggia, si prende gioco degli avversari, la gira Caputo che la dà in mezzo, Calise, un gatto. Ah, ma è finita, penso. Attenzione, Massa, la ripartenza dei ragazzi in maglia rossa, Magliozzi, Ferrara, gira per Ricchi, di nuovo per Ferrara, dentro cerca lo scavetto, rimani in piedi Frank. Granata se la chiama, Frank Caputo non si fida, finisce qua, triplice fischio, Partenope distruggono la macchina, andiamo dai migliori in campo. Siamo qua con Cafiro e Brandi, termine di questo match dove i gol dell'S Partenope non si sono più contati a un certo punto. Caf, che succede? Sì, allora parto col dire che loro sono stati molto bravi e oggi la nostra rosa non era per niente al completo. Quindi purtroppo abbiamo pagato molto questo, è stato uno dei motivi principali di questo, quello che si è visto in campo. Però come atteggiamento sono contento, abbiamo dato tutto. Il fatto che ogni volta ci sono molti nuovi ha complicato molto le cose, non c'è proprio occasione di essere coesi tutti quanti in campo. Quindi sicuramente questa cosa condiziona, soprattutto in Elite, che ovviamente è la prima volta che la fate, esatto, giusto? Esatto.
Però dai, io vi conosco, so che siete un'ottima squadra e spero che vi riusciate ad alzare da questa situazione. Però poche volte lo faccio, complimenti agli avversari che hanno fatto una grande partita. Sportività di Claudio Cafiero, ciao, sempre il migliore. Ci vediamo domenica prossima. Arriviamo a Brandi invece. Passeggiata ad un certo punto, però avete iniziato forti, li avete messi sotto al torchio sin dall'inizio. Come l'hai vista tu questa partita? È stata una partita perfetta da parte della squadra. La sconfitta di settimana scorsa con il Napoli ci ha dato molta fiducia perché abbiamo giocato molto bene. Alcuni ragazzi che non c'erano nelle prime due partite si sono dimostrati all'altezza di questa competizione. Quindi c'è il gioco, possesso palla e finalizziamo finalmente le occasioni che creiamo. E senti, questi punti persi all'inizio secondo te possono condizionare un po' il vostro percorso? Magari per vincere il titolo di Lega Elite, magari sì, però per vincere il torneo in generale la squadra ci può riuscire benissimamente. Perfetto, grazie mille. Ciao, Brandi, ci vediamo settimana prossima.